Ok, allora riprendendo il prossimo esercizio che guardiamo insieme, questo qua, separa conti, che parla di due coinquilini che devono far tornare i conti quando uno dei due va a fare la spesa. Quando io vado a fare la spesa prendo un po' di roba, un po' magari è per me, un po' è per il mio coinquilino, il quale poi dovrà darmi i soldi corrispondenti alla parte di spesa. E quindi quali sono le informazioni? Ho un primo file che comprende la spesa fatta, quindi scontrino.csv, ciò che ho comprato. Qui non ci sono le quantità, per cui se una certa cosa è stata comprata più di una volta compare più volte, ogni volta col suo prezzo di acquisto affiancato. Questo è l'intera spesa che ho fatto. In realtà all'interno di questa spesa ci possono essere dei prodotti che il mio amico mi ha chiesto, il mio coinquilino mi ha chiesto, e in questo caso ce l'abbiamo in un file che si chiama lista, in cui il coinquilino mi chiede per favore compra due birre, un pane, tre olio e due prosciutto cotto e così via. Ok? Io quando vado a fare la spesa comprerò appunto dei prodotti per me che non sono in questa lista, o dei prodotti per lui che sono in questa lista, ma non è detto che compri tutti i prodotti per lui, perché magari non c'è, perché magari non voglio, perché magari mi dimentico, chi lo sa. Allora, cosa deve fare il programma? Stampare a video l'importo totale della spesa, che altro non è che la somma dei prezzi dello scontrino. Il totale dovuto da chi non è andato a fare la spesa. Allora, chi non è andato a fare la spesa dovrebbe pagare praticamente per questi prodotti, se questi prodotti sono stati acquistati tutti. Se invece questi prodotti non sono stati acquistati tutti, dovrà pagare solamente per quelli che sono stati acquistati. Quindi, cosa dovrò fare per questo, per calcolare questo totale dovuto da chi non è andato a fare la spesa? Prendere birra, 2, vado a vedere se nello scontrino birra c'era due volte, se c'era due volte, allora ti pagherò due volte il prezzo. Se non ricordo male, c'erano le pile AAA2 che non sono state comprate e quindi non ti devo i soldi delle pile. Nel caso in cui ci sia qualche cosa, che ne so, mozzarella 4 e di mozzarella ne ho comprate solamente una qui e un'altra qui, 2, io te ne avevo chieste 4, me ne hai comprate 2 e te ne pago solamente 2. Okay? Quindi questo è il lavoro che devo fare, prendere i prodotti della lista richiesta, vedere se sono stati acquistati e fare la somma dei prezzi della porzione di prodotti che sono stati acquistati. I nomi e le quantità dei prodotti non trovati nello scontrino, beh, questo è facile, prodotti non trovati nello scontrino sono i prodotti che erano presenti nella lista ma non erano presenti nello scontrino. Adesso poi andiamo a vedere l'esempio, perché questo non trovati può essere ambiguo, perché potrebbe essere semplicemente non c'è, come le pile, oppure c'è in modo solo parziale, come le mozzarelle. Questa frase qua può essere letta in due modi, non trovati in assoluto oppure non trovati la quantità richiesta. Andiamo a vedere l'esempio cosa ci dice. L'esempio ci fa vedere totale speso, totale dovuto, prodotti mancanti, ecco vedete che prodotti mancanti ci dice le due pile A che proprio non c'erano e due mozzarelle perché ne ho chieste 4 ma ne hai comprate 2. Quindi in questo prodotti non presenti intendiamo anche i prodotti parzialmente acquistati. E in realtà questa cosa qui, questa informazione qui è la stessa informazione che ci serve per calcolare quest'altro, perché dobbiamo capire effettivamente quali sono il complemento, no? Da una parte alcuni prodotti ci sono e allora te li devo pagare, altri non ci sono e allora te li elenco. Ok? Allora, come memorizziamo, come gestiamo questi dati? Allora, la parte dello scontrino è fatta in questo modo e ha l'unica particolarità, non è nulla di speciale, nomi e valori, è l'unica particolarità che il nome può essere ripetuto più volte. Per cui io mi vedo due modi di rappresentare questa informazione, di sicuro l'ordine con cui compare è irrilevante, quindi potrei decidere di memorizzarlo come lista fatta così, tale quale, una lista di dizionarietti eventualmente,
oppure mentre leggo il file cercare di unire i duplicati. E quindi anziché dire mozzarella 1.80 e poi più avanti dire nuovamente mozzarella 1.80, avere tre campi, mozzarella, il prezzo e la quantità. Forse faccio un pochino più di lavoro in fase di lettura del file per collassare queste informazioni, ma poi ce l'ho molto più comodo quando andrò poi a fare i confronti, perché non devo, per contare i prodotti non devo più andarsene a scandire tutti, ho già il campo che mi dice quanti ce ne sono. Quindi a occhio così, ragionando su cosa mi chiede il testo, mi viene voglia di fare questo, anche perché a questo punto sarei praticamente nello stesso formato di quest'altro file dove ho come si chiama, prodotto e quantità. Non ho il prezzo qua ovviamente perché non mi serve. Quindi io penserei di soluzione di costruire leggi scontrino, nome file, che mi costruisca una cosa di questo genere. Anche qua posso avere due modi. Me lo potrei immaginare come una lista dove c'è il nome prodotto, una lista di elementi, nome prodotto, quantità, prezzo. Poi nome prodotto, di nuovo, prodotto, quantità, prezzo. E così via. Come lista è un pochino scomoda perché io so che il nome prodotto, se voglio definire, se voglio calcolarmi la quantità, è bene che sia il nome prodotto univoco. Quindi avere una lista è un pochino scomodo, forse sarebbe meglio avere un dizionario dove ho il nome prodotto e associato al nome prodotto avrò la quantità e il prezzo. Poi avrò un altro nome prodotto, quantità, prezzo, eccetera. Forse è più comodo gestirlo così. Poi, quindi, avere un dizionario che come chiave ha il nome del prodotto, come valore ha l'informazione sulla quantità e sul prezzo. Io qua ho segnato una tupla, potrebbe essere una tupla, potrebbe essere a sua volta un altro piccolo record, quindi un dizionarietto usato come record. Visto che sono solo due, magari lascio come tupla perché è un pochino più semplice dal punto di vista del codice che scrivo. Devo ricordarmi che lo zero è la quantità e l'uno è il prezzo. Allora, se faccio questo, quindi questo è il tipo di dato che voglio restituire, quindi avrò scontrino e un dizionario vuoto in cui andrò a inserire i vari prodotti. Leggendoli dal file, with open nome file, lettura, encoding, sf, for riga in file, in f, qui sono scontrino, devo separarle con una virgola, quindi campi uguale riga.rstrip, barra n, split sulla virgola, e quindi avrò il prodotto che è il campi di 0 e il prezzo che è float di campi di 1. Adesso cosa me ne faccio di queste informazioni? Vado a vedere se il prodotto ce l'ho già oppure no nel dizionario. Quindi if prodotto in scontrino, se ce l'ho devo semplicemente aumentare la quantità, quindi scontrino di prodotto va incrementato. Più 1. Altrimenti lo devo creare,
Ops, non questo. Allora, cambiamo idea, scusate, ho sbagliato il ragionamento, perché questo andrebbe bene se il valore del dizionario fosse solamente la quantità, ma io ho anche il prezzo. Quindi il prezzo in realtà è nel campo 0. Cioè, scusate, la quantità è nel campo 0 del prodotto. Solo che se è così non la posso definire come tupla, perché la tupla è immutabile e quindi non potrò incrementarne il valore una volta che l'ho creato. Quindi dovrò fare una lista o un dizionario, vabbè, ma abbiamo detto che non abbiamo voglia di fare dizionari in questo esercizio, e quindi lo memorizziamo come lista, perché lo devo poter non solo creare ma anche aggiornare, modificare. Quindi scontrino di prodotto è questa, questa listarella di due elementi. Il primo elemento, che è la quantità, viene incrementata di 1. Okay. Altrimenti, la prima volta che incontro un prodotto, creo la entry nel dizionario mettendoci una lista che contiene come primo elemento c'è la quantità 1 e il prezzo, quello che, leggo dal file, quello che ho appena letto dal file. Se il prodotto c'era già, il prezzo non mi serve perché ce l'avrò già memorizzato. E così ho collassato lo scontrino eliminando i duplicati. Vediamo anche qua la solita prova, uguale leggi scontrino e si chiama scontrino.csv, print scontrino, poi chiamiamo il main, quindi latte intero, quantità 3, prezzo. Uova quantità 2, prezzo. Pane quantità 1, andiamo a vedere mozzarelle, che sappiamo che ne abbiamo comprate 2, eccola qua, 2, 1,8. Birra dovrebbe essere 4, 5, 5, 1, 2, 3, qua, sì, sono tutte consecutive. Ok. Ok, quindi qua siamo riusciti a leggere lo scontrino. La lista la possiamo fare nello stesso modo. Anche qua direi di usare la stessa tattica, di usare, anche se qui non ci sono, già non ci sono dei duplicati per definizione, ma io direi di costruire una struttura dati simile, quindi anche qui un dizionario che ha come chiave il nome prodotto e come valore la quantità da acquistare. Quindi facciamo un'altra funzioncina, leggi lista. E quindi avremmo la lista uguale che in realtà è un dizionario with open nome file r encoding tf8 sf for riga in file campi è uguale a riga.rstrip, qui sono, si ripetono un pochino le cose ovviamente, split sulla virgola se non sbaglio, sì, e a questo punto aggiungerò alla lista della spesa un prodotto campi di 0 la cui quantità sarà campi di 1, chiaramente convertito in intero. Quando avete dei valori interi, convertiteli subito appena leggete il file, non portatevi dietro le stringhe che poi dovete mettere 200 volte int all'interno del programma. Ok? Return lista, quindi lista uguale, leggi lista di lista.csv. Vediamo anche qua, sembra giusta, no? Quattro mozzarelle che voleva e anche le pile A che avevamo. Ok, a questo punto possiamo calcolare e stampare i valori che ci vengono richiesti. Il primo valore era la somma totale dello scontrino, giusto? Vabbè, totale speso 82,54.
Allora, facciamolo pure nel main, tanto abbiamo tutti i dati sia dello scontrino che della lista. Totale uguale 0. For voce in scontrino, prodotto, perché le chiavi delle scontrine sono prodotti, quindi chiamiamo prodotto, totale uguale totale più il prezzo del prodotto, che è prodotto di 1, moltiplicato la quantità, prodotto di 0. Perché visto che li abbiamo messi insieme, dobbiamo rimoltiplicare per la quantità. Se li avessimo tenuti separati in una lista, allora avremmo semplicemente sommato tutte le singole voci, perché il prezzo si sarebbe ripetuto molte volte. Quindi dobbiamo solo stampare totale speso, due punti. Totale, due punti, punto 2F. Euro. Allora, cosa ho fatto di male? Ah, perché prodotto è la chiave del dizionario, quindi per ottenere il valore devo indicizzare il dizionario. Scontrino di prodotto di 1. Scontrino di prodotto di 0. Prodotto è la stringa che corrisponde al nome del prodotto. Scontrino di prodotto è la listarella di due elementi che contiene quantità e prezzo che abbiamo costruito prima. Avevo dimenticato di indicizzare il dizionario. E quindi mi ha calcolato il totale speso. Adesso cosa dobbiamo fare? Beh, gli altri due, questa è la prima domanda, era quella facile. Totale dovuto è la somma dei prezzi degli elementi della lista effettivamente acquistati. Effettivamente acquistati. Allora, quello che potrei fare è prendere il primo elemento della lista, birra 2, e vado a vedere se nello scontrino la birra c'è e se c'è quante ne ho acquistate. E quindi calcolerò il prezzo della birra. Allora, se non c'è nello scontrino, 0, non è dovuto nulla. Se c'è nello scontrino e la quantità è maggiore o uguale a 2, allora ne pago 2. Se la quantità è minore o uguale a 2, pago la quantità che effettivamente è stata acquistata. Quindi facciamo questo conto qua. Quindi il totale dovuto, partiamo da 0 e diciamo, allora andiamo a vedere i prodotti della mia lista. Okay, io ti ho chiesto dei prodotti. E innanzitutto andiamo a chiedere se quel prodotto è stato comprato. Quindi vado a vedere tutti i prodotti della mia lista, uno dopo l'altro. Per ciascuno mi chiedo, c'è anche nello scontrino? Quindi per ora sto solamente guardando le chiavi, ok? La chiave della lista e la chiave dello scontrino. Solo se c'è devo fare del lavoro, perché se non c'è non devo fare nulla, passo oltre. Se c'è vado a calcolare la quantità. Allora, so che c'è, io ne ho chiesto un certo numero, tu ne hai acquistato un certo numero. Quanti te ne devo pagare? Te ne devo pagare, direi, il minimo tra quanti ne hai comprati e quanti te ne ho chiesti. Perché se tu ne hai comprati più di quelli che ti ho chiesto, non te li pago. Se tu ne hai comprati meno di quelli che ti ho chiesto, prendiamo il minimo, che sono quelli che mi hai comprato. Quindi direi che la quantità la possiamo calcolare facilmente col minimo tra... il lista di prodotto e
lista del prodotto, che è la quantità che io di quel prodotto che ti ho chiesto nella mia lista, e scontrino di prodotto, la quantità è nel primo elemento. Allora a questo punto, quella è la quantità che effettivamente ti pago, moltiplicata per il prezzo, quindi dovuto uguale dovuto più la quantità moltiplicata per il prezzo, che è scontrino di prodotto di 1. Print F totale dovuto dovuto punto 2F euro. ,36 può quadrare? Sì. L'ultimo passaggio è quello invece di stampare i prodotti mancanti. I prodotti mancanti sono i prodotti che sono nella lista e non sono o non sono completamente nello scontrino. Quindi print prodotti mancanti, anche qua andiamo a scandire la lista. Allora, lo dobbiamo stampare se non c'è. Quindi se prodotto non c'è nello scontrino, lo stamperò di sicuro. Print F, stamperò la quantità e il nome del prodotto. Quindi lista di prodotto mi dà la quantità, spazio prodotto. Quindi qui stampo quelli che ti ho chiesto e proprio non c'erano, come le pile. No? Infatti adesso se eseguo questo dovrebbe stampare un po' di cose, tra cui le pile A. Ti ho chiesto due pile A, non me ne hai comprata nessuna. Questo se non c'è nello scontrino. Se c'è nello scontrino devo fare un ragionamento diverso. L'hai comprato, vediamo quanto me ne hai comprato. Il problema è se me ne hai comprato di meno di quanto ti ho chiesto. Quindi, nel caso contrario, andiamo a verificare se la quantità acquistata, quindi è scontrino di prodotto di 0, è minore della quantità richiesta, lista di prodotto. Allora, in questo caso manca qualcosa, manca quanto? La differenza tra questi due numeri qua, no? Mancano cosa? Questo meno questo, cioè anzi il contrario. No? La differenza è quanti te ne ho chiesti meno quanti te ne hai comprati. Se invece è uguale o maggiore o uguale, non devo fare nulla perché va bene così. E quindi potrò stampare quanti ne mancano prodotto. E quindi fa vedere che la mozzarella ne mancano due, che è la differenza tra le due, che è il 4 che avevo chiesto meno le due che hai comprato. Qui ci è andata abbastanza bene, non era troppo contorto questo testo, ma ci è andata bene dal punto di vista implementativo perché in questo caso abbiamo usato dei dizionari
che ci ha permesso di evitare di fare delle ricerche dentro delle liste, perché altrimenti qua continuamente prendo un prodotto di qua, vado a vedere se c'è di là e così via, li confronto. Avremmo, se avessimo usato una lista sia per lo scontrino che per i prodotti, sarebbe stata decisamente più lunga l'implementazione, perché ogni volta devi scandirti la lista, le due liste, fai due cicli di dati, andare a vedere andare a trovare due elementi la cui chiave corrisponde. Ci sarebbe arrivati comunque al fondo, ma con un pochino più di fatica. Ok, ci rimane l'ultimo,